minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un angolo del giardino dei frati minori cappuccini per leggervi una lettera che Padre Pio scriveva nel 1918 ad una sua figlia spirituale, Margherita Tresca. Una lettera abbastanza lunga, dove Padre Pio dà anche dei consigli quale direttore spirituale. Ecco, gli dà una risposta. Dice Padre Pio: rispondendo alla domanda che mi fai circa i raggi di luce, premetto e ti assicuro in nome di Dio che tu sei nella purga passiva di spirito. Ciò che tu sperimenti di doloroso, di cotesto stato, è prodotto da una luce altissima, la più grande che possa concedersi ad anima viatrice. Questa luce è luce di contemplazione purgativa, la quale è pura luce di divina sapienza, è quella stessa che alla fine ha da unire l'anima con Dio in stretto vincolo di amore. Questa luce si insigne, se investe l'anima in stato di purga, produce nell'intelletto tenebre più folte e più palpabili di quelle da cui furono circondati gli egizi in quella prodigiosa notte. E ciò dipende non dalla luce, ma dallo stesso intelletto, che non è ancora proporzionato a ricevere questa luce. E anche perché ne è affatto indisposto per molte imperfezioni, debolezze in cui si trova coinvolto. Ciò che avviene nell'intelletto si va in pari tempo e proporzionatamente verificando nelle altre potenze dell'anima e dello stesso appetito sensibile. Ora, mentre trovarsi l'anima in questa purga dolorosissima, nessuna luce può l'anima percepire, nessun raggio può afferrare del divin sole. Per mezzo di questa oscura notte risulterà nello spirito quella perfetta purificazione che lo renderà atto alla divina unione. Breve, con le tenebre si dispone l'intelletto al ricevimento di un'altra luce, con le afflizioni, con le angustie e con le pene si prepara la volontà e tutto l'uomo interiore al ricevimento di quel gaudio che porta con sé la mistica unione, e con il legame delle potenze si rende lo spirito agile e snello per volare nel senso di Dio e per trasformarsi in Lui.